Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi, ritornati per un nuovo video. Un video molto particolare che non avete mai visto sul nostro canale, però me l'avete richiesto in tantissimi. Sono video che vanno molto di moda adesso. Ho detto perché non farlo anche io. E sarà qualcosa di speciale ragazzi, qualcosa di davvero epico che nessuno ha mai fatto su YouTube. Oggi ci andremo ragazzi, mangerò ogni ora cibo invisibile e vediamo chi mi batte. Sarà super epico ragazzi, seguitemi mi raccomando. Come vedete sono le 11:05, quindi è tempo di colazione. Mi sono svegliato da pochissimo, 4 ore, quindi direi che è arrivata ora di fare colazione. E andiamo a vedere con cosa possiamo fare colazione questa mattina. Ragazzi, la mattina non c'è niente di meglio di una bella tazza di latte con i cereali, no? Per fare colazione. E vedete qui una bella tazza di latte con cereali. Cereali molto particolari perché sono, ragazzi, sono a cacao, Nutella, pistacchio e cioccolato bianco. Io li preferisco, ve li consiglio anche a voi. Andiamo a assaggiare. Porca miseria ragazzi, sono proprio buoni. Il cibo ragazzi invisibile è il top, ve lo consiglio. Vi lascio il link in descrizione ragazzi al negozio per comprare il cibo invisibile di ogni tipo ragazzi. Mi raccomando, con il codice Strupidi potete avere il 100% di sconto ragazzi, 100% di sconto. Mi raccomando, se siete abbonati al canale avrete il 105% di sconto, quindi vi danno qualcosa di soldi loro a voi. Mi raccomando, passate nel link in descrizione. Io continuo a mangiare ragazzi, è una squisitezza. Scusate, mi sono sporcato. Ragazzi, capita, mi sono da poco svegliato, 4 ore, ho ancora un po' di sonno. E allora, però ragazzi ve lo consiglio tantissimo, quel sapore proprio di invisibile, di cioccolatoso, di nutelloso, di petaloso, di tutto, davvero. Ragazzi, soltanto questo riempie subito ragazzi, quindi andate con dosi molto contenute, altrimenti va a finire che vi riempite proprio, vi sentite male, quindi state attenti, andateci con cautela, mi raccomando. Direi che per la colazione va bene così, non voglio esagerare, non ci metto pure un cornetto o qualche altra cosa, meglio di no. Passiamo direttamente a tra un'ora ragazzi, sono adesso le 11:07, quindi a tra un'ora. Ed eccoci qui, sono le 12:10 ragazzi, dopo un'ora esatta. Io ho pensato, dopo la colazione che ci siamo riempiti tantissimo, voglio rimanere leggero ragazzi, voglio restare leggero e mi prenderò un semplice snack. Ed eccolo qui ragazzi, un semplice snack dalla confezione può sembrare qualcosa di economico, di becero, ma è uno snack fatto ricoperto al cioccolato con dentro crema di papaya, mango e fiori dell'Australia ragazzi. È buonissimo, ve lo consiglio, è qualcosa di unico, di unico. Vi faccio vedere all'interno, ve lo apro, io l'ho già aperto, guardate all'interno, cibo invisibile. La confezione, mi raccomando, non mangiate, è talmente buono che vi mangereste pure la confezione, non mangiatela, ma è qualcosa di, sto attento a non sporcarmi. Ragazzi, la papaya si sente. La papaya si sente. Si sente proprio quel retrogusto di canguro per l'Australia. Si sente proprio. La lingua salta un pochettino perché quel canguro un pochettino dà quel balzo in più. Però, stando attenti, è proprio buono, ragazzi. È proprio buono. Niente ragazzi, è come il cibo invisibile, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Un boccone troppo grande, scusate. Ragazzi, comunque davvero risparmiate tantissimo, perché è anche economico, però è unico ragazzi, è unico. Una goduria. Ragazzi, arriviamo a 5000 like e farò il video. Ragazzi, mi raccomando, 5000 like e mangio per 24 ore solo aria, ragazzi. Mangio per 24 ore solo aria. Mi raccomando, 5000 like per fare questo video, se lo volete vedere. E vabbè,
la carta adesso buttare. Attenzione però, attenzione, siccome il cibo è invisibile, state attenti a finire tutto per bene, perché potete lasciare un pochettino dentro che non avete visto. È un peccato, ragazzi, è un peccato poi buttarlo. Alla fine non l'avete pagato, quindi purtroppo state attenti a non buttarlo. Vabbè ragazzi, vabbè, ci rivediamo tra un'ora. Mezzogiorno e 15 adesso sono, quindi andiamo a tra un'ora. Come vedete dall'orario, ragazzi, sono le 4:14, è passata giusto un'ora da mezzogiorno e 10 alle 4:14 di notte, ragazzi. Non fate caso al sole, ma io abito in Alaska, quindi è 6 mesi giorno e 6 mesi notte. Troppo, ragazzi, è difficile andare a dormire con il sole in cielo, però le 4 di notte, ragazzi, ci sta per fare questo video per voi, questo ed altro. E adesso quindi è ora di cena. Qual bella cena può essere alle 4 di notte? E adesso andremo a vedere. Cibo invisibile, ragazzi. Ed ecco, mi sono pronto, mi sono preparato alla cena, ragazzi. Ci ho messo un po' di tempo, scusate. Ci ho messo intorno ai 5-10 secondi. Lo so che è tanto, però per preparare questa cena ce n'è voluto, ragazzi. Specialmente adesso che vi dirò gli ingredienti. Intanto, ragazzi, like per la maglia di John Cena, che è un tocco di classe favoloso. Allora, ragazzi, ecco qui il piatto. Come potete vedere è molto gustoso. Guardate, cibo invisibile, l'ho fatto. Scusate se l'ho riempito un po' in più, ma c'ho fame, ragazzi. Sono le 4 di notte e è il momento di cenare. C'avevo tanta fame. Come potete vedere è condito da una crema salsa di soia giapponese con retrogusto thailandese. Poi ci ho messo una bella aragosta dell'Azerbaigian, coltivata per tipo sottoterra 4-5 anni di invecchiamento, con delle patatine fritte canadesi, italo-canadesi, ragazzi, perché il ragazzo che le friggeva era italo-canadese, quindi sono italo-canadesi, con un po' di insalata della luna, ragazzi. Quindi tutto gustato in mezzo, voi mischiate, guardate, dopo aver preparato tutti i piatti, mischiate per bene e poi siete pronti per mangiare. Buon appetito, ragazzi, io ho fame. Mamma mia, voglio una goduria per le papille gustative. E che ve lo dico a fare? Altro che YouTube, anche io qua. Ragazzi, con questo cibo dimagrite anche, ragazzi. Si dimagrisce tanto. Questo ve ne potete mangiare quando volete. Davvero è consigliato da tutti i medici. Ragazzi, si sente proprio l'insalata lunare. Wagyu. Ditemi voi le aragoste, quello che volete, sono buone. Ma quelle dell'Azerbaigian coltivate 4 anni sottoterra, wagyu, non c'è paragone, wagyu. Non c'è paragone con le altre, non c'è paragone. Poi il mio amico una birra al bar, il tolo canadese, le patatine fritte, wagyu, le fa una squisitezza. E il bello è perché riesci a sentire tutti i gusti mischiati. È proprio... Ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se acquistate qualche prodotto di questo cibo invisibile, se lo provate, fatemi sapere nei commenti, perché è davvero... inviate questo video ai vostri amici, consigliategli questo cibo, pure se qualcuno, qualche vostro amico magari ha problemi alimentari, consigliategli questo, ragazzi, si dimagrisce benissimo e le papille gustative ne godono tanto, ne godono tanto. Vabbè ragazzi, io finisco il piatto perché ci vuole tempo, ci metterò altri 3-4 secondi. Quindi ragazzi, mi raccomando, taglio questa parte, ci vediamo alla fine per il dessert. E dopo la cena, ragazzi, passato un pochettino di tempo, sono le 11:19, ragazzi, quindi giusto il tempo per il dessert ci voleva. Dopo quella cena, mamma mia, che mi ha abbuffato tantissimo, ragazzi, però quando è così squisita una cosa, un boccone tira l'altro, ragazzi, e quindi... E adesso andiamo a farci il dessert. Ho deciso di prendere un bel gelato, ragazzi, l'ho messo in un bicchiere di plastica, lo so, è un po' da puvriello, però ho detto... Perché bisogna andarci piano, ragazzi, io sto in Alaska, quindi... Questo gelato è stato congelato a meno 500 gradi, ragazzi, meno 500 gradi, quindi state attenti perché vi si può far frizzare il cervello, ragazzi, il cervello quando vi fa male è qua, quindi dovete stare molto attenti a mangiarlo. Però io me lo sono fatto a gusto, proprio gusto prioritario, gusto invisibile, perché ho detto, ragazzi, oh,
Cibo invisibile, voglio il gusto invisibile. Non posso avere il gusto fragola, melone e cioccolata che si prendono tutti, ragazzi. Non siate scontati, non siate scontati. Quindi andiamo ad assaggiare. Attenti perché è freddo, giusto un po'. Guardate qui la consistenza. Guardate la consistenza, com'è bella, è bella soffice. Si vede proprio. Quasi non si sente quando lo metti in bocca. Guarda. Scusate ragazzi, è freddissimo. State attenti, però quasi non lo senti quando lo mangi, ragazzi. È talmente, talmente soffice, talmente sottile, talmente buono. Cioè, quasi non lo senti, ragazzi. Non so spiegarvi. E questo vi alleggerisce tanto dopo una cena del genere. Tipo il sorbetto al limone. Scusate ragazzi, è freddo, soffio. Mamma mia, ragazzi. Sì. Però con il caldo che fa in Alaska, ragazzi, ci vuole. Perfetto, dai, direi che va bene così per oggi. Ragazzi, mi raccomando, lasciatemi tanti like per il prossimo video. Ragazzi, mangio l'aria 24 ore, non ad ogni ora, ma per 24 ore consecutive mangerò aria. Impensabile, ragazzi, lo so, è qualcosa di folle, di pazzesco, ma lo farò, ragazzi. Se arriviamo a 5000 like, lo farò. Poi ragazzi, ho in mente tantissimi altri video. Stare seduto per 24 ore. Voglio. È impossibile, lo so, è impossibile, ma lo farò per voi, ci proverò per voi. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi epici video. Mandatemi nelle tendenze, ragazzi. Viva verso le tendenze. Distruggiamo YouTube, ragazzi, con questi video, mi raccomando. Grazie di cuore. Da Jonathan Amendola. In descrizione tutti i social, seguiteci su Instagram eccetera. Mi raccomando, il link per lo sconto, codice STRUPIDI, 105% di sconto per gli abbonati, 100% di sconto per tutti quelli che seguono questo video. Da Jonathan Amendola di Amendola Brothers, alla prossima, ciao, voglio. Attenzione, attenzione, iscrivetevi al canale degli Amendola Brothers. Attenzione, attenzione, chi non si iscrive al canale stasera